Sicuramente l'idea di fondo è quella di dare un'opportunità ai ragazzi di poter trovare uno spazio dove fare sport in maniera, diciamo così, sana. Quindi il concetto di base è quello di partire da un nuovo concetto di idea dello sport, non che non ci fosse in passato, ma l'idea di fondo appunto è proprio quella di costruire un percorso dove agonismo e formazione coesistano e strettamente legato al mondo dell'università. Quindi i giocatori dovranno essere esclusivamente studenti veri a tutti gli effetti del nostro Ateneo e dovranno avere anche una certa qualità negli studi, perché non possiamo prescindere dalle due cose. Quindi per essere giocatori del CUS, oltre a dover dimostrare sul campo di saper giocare a pallacanestro, bisogna avere anche un curriculum studiorum di tutto rispetto, e quindi essere, non dico perfettamente in pari, ma avere una buona tabella di marcia come studenti. Questo proprio per tenere insieme i due aspetti, e allo stesso tempo è anche un'esigenza per creare un evento che provi a cementificare in qualche modo, a legare insieme la comunità degli studenti nella nostra città, perché troppo spesso ci lamentiamo che fuori dalle aule, fuori dal percorso di studio non c'è un qualcosa che aggreghi gli studenti nel cosiddetto tempo libero. Ecco, lo sport, in questo senso il basket, in un momento particolare per la nostra città dello sport come questo, può avere una sua valenza in questo senso, e questo devo ringraziare prima di tutto la sensibilità ovviamente del CUS, del presidente Gotti, ovviamente, che ci ha dato la possibilità di ripartire, ma anche la sensibilità del nostro Ateneo, in primis il nostro magnifico rettore Angelo Riccaboni, il prorettore Francesco Frati, che hanno seguito passo passo e mi hanno, come dire, delegato di gestire questa faccenda, sperando di fare del nostro meglio. E non voglio dimenticare nemmeno la figura di dottor Fiorino Riantorno del DSU, che è stata, diciamo così, un'altra pedina importante per far ripartire questo progetto. Poi di iniziative ce ne saranno numerose, ma l'idea è proprio questa di creare uno spazio dove agonismo, formazione e comunità degli studenti riescano a convivere con le nostre forze, senza dover uscire dal budget. E questo è importante, perché può, come dire, per certi versi far vedere che il CUS è una società sportiva nel mondo del basket, voglio dire, che ha una sua identità originale e che si può posizionare senza andare a urtare o cozzare o competere con le altre realtà importanti e storicamente presenti sul territorio, ma avendo una sua identità originale e particolare che gli permetterà di coesistere, di collaborare, di cooperare con il mondo dello sport e quindi anche le realtà superiori che ci stanno intorno, o anche diverse oltre ai superiori che ci stanno accanto. Verrebbe da dire, è un po' il tentativo di portare, seppur in una fase embrionale, a quelle che sono anche le caratteristiche, o perlomeno a livello aggregativo e sociale, del college basket negli Stati Uniti, anche dalle nostre parti, a Siena. Sì, ovviamente, come tutti sappiamo, il college basket nasce su percorsi e con identità completamente diverse, budget diversi, quindi non è necessariamente paragonabile, anzi è difficile fare un paragone, però sono d'accordo con quello che dici. L'idea è quella di creare un percorso in cui gli studenti abbiano anche nel mondo dello sport un momento di formazione non solo cestistica, ma anche, diciamo così, professionale. E non a caso ricordiamo anche il corso che esiste appunto di operatore nelle società sportive, che in qualche modo è il backstage dell'evento agonistico, in cui appunto alcuni studenti del nostro Ateneo si cimentano e si formano, e alcuni di loro verranno anche a darci una mano all'interno di questa esperienza, la utilizzeranno come una sorta di palestra in itinere dove sperimentare quello che teoricamente imparano nelle aule universitarie. Però effettivamente sì, l'idea è quella di creare un percorso in cui gli studenti possano studiare, crescere come giocatori, e poi, come dire, usciti da questo percorso, che è comunque una parentesi di 3-4 anni a seconda del percorso di studi che faranno qui a Siena, presentarsi nel mondo senior dello sport avendo una propria identità e avendo un proprio percorso, e quindi avendo fatto una crescita anche in questo senso. Beh, sicuramente la ripartenza parte da un nuovo progetto, e questo progetto è impregnato
dagli studenti, ovvero vogliamo che siano gli studenti i veri protagonisti di questo CUS Basket e non soltanto il campo, la pallacanestro o i risultati, ma è proprio la voglia di questi studenti di continuare a esercitare la loro passione per questo sport e quindi poter avere una società che gli dia la possibilità di esprimersi così come vorrebbero fare tutti gli studenti. È stata un'estate di selezioni, qual è stata la risposta degli studenti e il vostro bilancio conclusivo? Come ho più volte espresso anche alla dirigenza, io sono molto soddisfatto della risposta degli studenti, anche perché per vari motivi siamo stati costretti a fare tutto in modo molto veloce e quindi c'era il rischio di non riuscire ad arrivare a tutti gli studenti. Invece già alla prima selezione, il 28 di giugno, che comunque è una data difficile per gli studenti che hanno gli esami da lì a poco, abbiamo avuto una presenza di 30 partecipanti e questo mi ha fatto molto piacere, soprattutto, come ho detto prima, per il discorso dell'idea del progetto. Una squadra di universitari per gli universitari, verrebbe a dire un po' questo il motto. Cosa attendersi sul parquet, diciamo, anche se il campionato di promozione presenta comunque delle insidie per una squadra del tutto nuova, verrebbe da dire? Sì, il campionato preciso è di prima divisione. Ci dobbiamo aspettare sicuramente tanta voglia di giocare, ecco, mi viene da dire questo qui. Sicuramente è una squadra nuova, completamente fatta da ragazzi che non hanno mai giocato insieme, quindi il primo obiettivo è quello di creare il gruppo e poi una volta, secondo me, per le mie ideologie, una volta che c'è un gruppo solido, da lì si può iniziare qualsiasi cosa e si può sperare in qualsiasi risultato.